Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano. Quest'oggi, come potrete vedere, giocheremo a Mass Effect. So che sto latitando un pochino con molti giochi tipo The Witcher che doveva uscire ieri, ma non vi preoccupate, sto cercando di recuperare pian piano con i tempi. Comunque, quest'oggi quello che andremo a fare sarà molto semplice. Andremo a reclutare il Krogan, l'ultimo dei praticamente personaggi che ci è stato detto di reclutare. Se vi ricordavate, il Krogan che dobbiamo andare a reclutare è un signore della guerra, molto molto anziano. Ricordiamoci che i Krogan vivono un'eternità. E atterriamo. Solitamente le bande dei mercenari Sole Blu sono composte da soldati umani, Batarian e Turian, dotate di diverse armi pesanti, mech e corazze personali. Sole Blu, mamma mia. Il branco sanguinario è quello che odio di più. Mi sta più antipatico. Allora, visto che la volta scorsa abbiamo reclutato Jack, noi ci portiamo presso Jack. Anche perché probabilmente sarà parte del nostro team di base, con questi due aspetti. Uno più ignudo, l'altro un po' più coperto. E poi io direi che ci possiamo portare appresso... portiamoci appresso Zaid per il momento. Che presto lo sostituiremo pure lui in realtà. Allora, acquistiamo qualche grado, attrazione... aumentiamogli l'onda d'urto. Zaid... onda d'urto pesante, la potenza dell'onda d'urto è in resto abile e scaglia via chiunque si trovi sul suo cammino. Tempo di ricarica 12 secondi, numero d'onda d'urto 12, 2,5 metri e 700 newton. Questo in pratica aumenta il raggio d'impatto ma diminuisce la forza. Allora io direi a questo punto di aumentarne la forza. Zaid, tu, colpo stordente, anche tu aumenta di grado, presumo, e ci dai l'opzione. Potente esplosione che respinge i nemici, delle potenti cariche esplosive forniscono ai tuoi proiettili un raggio di impatto sufficiente a scagliare a terra su diversi bersagli. Quindi... in questo caso, anziché uno solo, ne becchiamo di più. Con l'onda d'urto, invece, ne potevamo già beccare più di uno e quindi ho preferito non farlo. Allora, Jack va a fucile a pompa. Jack ha un fucile a pompa che può usare. E perché io ho un fucile a pompa di questi get? Vabbè. E questa pistola. Zaid ha fucile da guerra Vindicator e fucile di precisione. Va benissimo così. Atterriamo con la nostra bellissima navicella. Non sappiamo se O'Kir si trova su questo pianeta per scelta. Aspettati dei nemici. C'è solo un modo di valutare il successo. Uccidi o vieni ucciso. Propaganda. Ho già voglia di farlo secco. Non lasciarti distrarre. Ti copro le spalle. Bravo Zaid, coprimi pure le spalle. Per il momento... non sembra esserci nulla. Io sinceramente la missione me la ricordo poco. Devi guadagnarti il tuo posto nel potente esercito che stiamo costruendo. Quindi sono a costruire un potente esercito. Attenzione! Più avanti c'è una postazione e sanno che siamo qui. Di nuovo Sole Blu. Un'altra che parla in inglese, ma perché parlano in inglese? Nothing can stop me. Ciao piccolo Batarian ferito. Ah no, è un umano. Merda. L'emorragia non si ferma. Sto per... Maledizione. Non mi sembra poi tanto grave. Non c'è bisogno che lo sappia. Sapevo che non erano berserker. Non da lontano. Siete mercenari. O dell'alleanza. Io non vi dirò nulla.
Ho una bella applicazione di Medigel pronta da usare. Ma se preferisci posso proseguire. Figlio di... Io non so niente. Sparo solo al sovraccarico dai laboratori. Il vecchio Krogan lassù sta facendo pulizia. Jedor l'ha assunto perché le realizzasse un esercito. Ma i Krogan che crea sono folli. Quindi noi li usiamo come bersagli viventi. Stronzate. Non mi pagano abbastanza per morire di sanguato. Avamposto 4. Jedor vuole che ci muoviamo. Ci servono delle coordinate sul gruppo di Krogan. Voglio che i tuoi amici se ne vadano, capito? Pattuglia, l'ultimo gruppo si è disperso. Ho perso il contatto visivo 5 minuti fa. Disperso? Jedor si incazzerà. Voleva un bello spettacolo. Tu hai chiesto un rapporto e io l'ho fatto. Disperso. Ricevuto. Torniamo ai laboratori. Era più rivolta a noi, ecco, questa frase. Visto? Mi rendo utile. Hai visto Kir? Lui è informato al riguardo? Non possiamo entrare nel laboratorio. Ma lo sanno tutti cosa succede ogni volta che il Krogan esce da lì. Io stesso ne ho abbattuti a centinaia. Sono pazzi, privi della ragione. Ma cosa? Da queste parti tutti sanno cosa sta succedendo. Ovvero? Cosa pensa di fare Jedor con tutti questi Krogan? Un esercito. Sostituirci, probabilmente. Sicuramente non vorrei affrontarne un esercito. Solo che lei non può controllarli. Non dovrebbero essere pazzi, ma sono comunque Krogan. Quanto intelligenti possono essere? Tanto. Il laboratorio di Jedor è ben difeso? Ci sono i cannoni grossi per tenere lontane le navi. Non siamo organizzati per affrontare dei maledetti comando. Come saremmo più o meno noi? Se inizi a muoverti, potresti trovare un posticino tranquillo prima di morire dissanguato. Merda! Merda! Divertente. Ti diverti? Immaginavo. Andiamo. Il nostro signore della guerra è da qua. L'addestramento fa parte del tuo contratto. Il fallimento equivale alla liquidazione. Legale e non. Legale e non, quindi pure la minaccia di morte ci sono qui. Questa qui è il capo dei mercenari della zona, presumo. Jedor. Non ti impallare per metterti in copertura, Shepard. Questa era l'onda d'urto di Jack che parla in inglese. Certo che però se mi parlerà in inglese per tutto il gioco. Piccolo drone. Drone, speravo che mi facessi risparmiare una munizione visto che sono rare. E che sono poco. Squadra 4, mi ricevete? Squadra 4, comunicazioni, di Jedor che abbiamo un problema. Le pattuglie non rispondono. Ma secondo me sono i Krogan che danno problemi. Intrusi? Che intrusi dovrebbero mai esserci qui? Ah, ma ce ne sono anche lì. Questa cosa a 3 colpi è il fucile a pompa Get. Io ho finito le munizioni, perlomeno quelle della pistola. Io sto notando comunque che ci sono un sacco di corpi di Krogan per terra. Corre in copertura! Attenti! Presenza aliena! Quindi alla fine hanno capito che ci siamo per davvero noi. Wow! Ma io non so nemmeno se sopravvivono, altro che ucciderli. Gli invasori, ovvero noi. E basta Jack a parlare in inglese. Devo trovare anche questo qua un problema perché fa così. Krogan artificiale. Addirittura. Tu sei diverso. Nuovo. Non hai l'odore di questo mondo. 7 cicli notturni.
e ho provato solo il bisogno di uccidere. Ma tu, qualcosa mi spinge a parlarti. Wow. Sette cosa? Ha solo una settimana. Devono crescerli fino all'età adulta, quando sono pronti a uccidere. Se avessero bisogno di addestramento, non sarebbero tanto meglio dei soliti mercenari. Creati per uccidere? No, io uccido perché il mio sangue mi dice di farlo. Ma non è per questo che sono stato rifiutato dalla Madre di Vetro. Madre di Vetro? Nella mia testa sento parlare di sopravvivenza contro il nemico che minaccia tutta la mia specie. Ma ho fallito, ancora prima di svegliarmi. La genofagia minaccia tutta la tua specie. È ciò che ha detto la voce nell'acqua. Ecco perché attendo qui. Tu dovresti far parte di un esercito mercenario. Ti ricordi di Jedor? Conosco quel nome. Mi provoca rabbia, ma anche risate. Non è un nome che canteremo durante le nostre marce. Non so che cosa significhi, ma l'ho sentito dire molte volte. È un nome. Come puoi parlare se sei nato solo da una settimana? Ho sentito un suono stridulo nella mia testa. Poi è giunta la voce. Mi ha insegnato quello di cui avrei avuto bisogno. Parlare, camminare, colpire. Mica male. Poi la voce ha detto che non ero perfetto e ha interrotto gli insegnamenti. E ora sono qui. Dunque non è adeguato. Per cosa? Non lo so, ma non sono perfetto. La voce di Okir ti ha parlato mentre eri nella vasca? Ho sentito la voce, non come ora, con le orecchie. Dentro di me la chiamavo padre. Mi piaceva, ma essere rimasta delusa. Io non sono ciò che voleva che fossi. Un laboratorio pieno di Krogan. Probabilmente è un tentativo di curare la genofagia. Appunto. Cura? Non si è mai parlato di una cura. Sopravvivere, resistere, ignorare. Ho distrutto la cura di Saren. Come può Okir aspettarsi che questi Krogan ignorino la genofagia se non curandola? Che importanza? Non mi sembra che questo programma di creazione sia un grande successo. In che modo hai deluso la voce? Non lo so. È stato deciso prima che lasciassi la vasca madre. Wow. Non ero perfetto. È cresciuto in una vasca. Probabilmente è pazzo, proprio come diceva quel mercenario. Madonna, Zaid, quanto sei... Non so nulla al riguardo, ma non sono perfetto. Puoi mostrarmi dov'è il laboratorio? Devo parlare con Okir. La madre di vetro si trova di sopra, oltre i rottami, dietro molte creature tenere come voi. Tenere. Ve la mostrerò. Beh, sicuramente noi non ce l'avremmo voluto fare a fare questo roba tosta. Mi piace. Piccolo spostamento, se non con poteri biotici. Grazie, Krogan artificiale. Voi creature tenere siete lente quando vi ritrovate davanti grossi ostacoli. Potevi scappare o cercare di tornare ai laboratori combattendo. Perché sei rimasto qui? Attendo, me l'ha detto la voce. Se verranno combatterò, ma non scapperò e non ti seguirò. Io non sono perfetto, ma ho uno scopo. Devo attendere di essere chiamato, di essere liberato. Di essere ammazzato. Non c'è molto spazio di movimento. Occhi ben aperti. Sono liberi! Ricordi chi può! Ops, sbagliato tasto. E infatti sbagliare tasto mi sa che mi costa la vita. No, sono sopravvissuto in qualche modo. È ora di morire. Chi è che dice che è ora di morire? Uno del... Sole Blu? Uno? Un Berserker Krogan. Quello di prima ci ha parlato, questi qui invece ci combattono. Oh, scusami se non ho armi da duro. Krogan antipatici. Abbiamo compagnia. A parte che hanno una voce un po' strana. Ma vabbè. Va bene. Siamo riusciti a non incenerire un bel niente. Ecco di nuovo sta
Non capisco proprio perché voglia parlare in inglese. Cosa c'è di bello nel parlare in inglese quando noi stiamo giocando in italiano? Oh. Più gli scudi. Quello è l'onda d'urto che l'ha mancato terribilmente, il Krogan. E qui ci stiamo per rilasciare di nuovo le penne. Aspettiamo un attimino che si ricarichi tutto mentre loro combattono i Krogan. Ma quanti ce n'è di Krogan? E questi non sono nemmeno tutti quanti, perché alcuni l'hanno affrontati i sulle blu stessi. Nessuno. Pure esplosivi lanciano. Bravo, uccidi. Ah, mi scorticherai. E se fossi io a levarti la piastra che hai sulla testolina? Dove sono? Probabilmente le avete già usate, belli miei. Oppure se le sono fregate loro. Molto più probabile che se le siano fregate loro. Platino raffinato che fa sempre comodo. Una luce accecante che non aiuta mai. E qui sopra dovremmo essere quasi ai laboratori, se ricordo bene. E io non ricordo mai bene. Allora, qui abbiamo batteria. Qui abbiamo un'altra batteria. Ypsilon e terra. Terra con terra. Ypsilon con Ypsilon. Sì, non sono proprio Ypsilon quelle che sono. Lo so, però mi viene più facile memorizzarle così le posizioni. Guardate quanti cadaveri. Rispondete, dannazione! Dove sono Gedore e la sua guardia personale? Come se quella si degnasse di aiutare voi. Questo è prezioso. Seriamente. They're right ahead of us. Io voglio mettermi in copertura. La finite di colpirmi. Siete fastidiosi. Madonna, ma che è un lanciarazzi a ripetizione? Dove le prendono tutte le munizioni per un lanciarazzi a ripetizione? Oh. Allora, pistola. Ho visto uno scudo da qualche parte. Medico! Ma che medico è medico? Siete morti? Non esiste medico per curare la morte. Io non di sicuro. Forse O'Kir? Bene. Mi fa piacere vedere come riesco a sprecare i miei poteri. Ah, questo lo devo aggirare. Ma ce n'è un altro. E dai, con sti lanciarazzi però. Eh sì. Oh. Computer personale, vediamo sto computer personale, mamma mia. Mi dicono che posso muovermi liberamente in questi dati, eh. E poi l'ultimo. L'ultimo, dai, dov'è l'ultimo? Eccoli qui. Ma stava a scadere il tempo, che con questi qui non accade quasi mai. E apriamo la porta. Porta aperta. Tutti all'attacco! Ho pagato per avere competenza. Uccidere gli intrusi! Restate arrivati! Beh, bella mia, se hai pagato per ottenere competenza, mi spiace, ma hai proprio preso male. Uomo a terra, potenziamento!
Protocollo 5. Ovvero lasciarlo lì e ammazzare chi l'ha ammazzato? Perché è quello che state facendo. Alzati. Così abbatto gli scudi. I will destroy you. Perché dovremmo fermarci? Colpo d'impatto in arrivo. Certo che diamine, le mitragliette sono penose dalla media distanza. Non ci riesco per niente a trovare. Ok. Yeah, yeah, I'm ducking. Poi di pistola riprendiamo. Ah, ma è lì il cadavere. Sì, lascio combattere gli altri mentre che io prendo le cose per strada. Io odio i sole blu con le armi pesanti. Ok. Io ve l'ho detto, non gliene frega niente a lei di voi. Ma proprio niente gliene frega. Allora, munizioni. C'è le energetiche che sono in teoria le munizioni per le armi pesanti. Cassaforte. Concentrate il fuoco sulla mia posizione. Concentratevi su... Questi non siamo noi, questi sono gli Krogan. Da qui non si riesce a vedere la prossima stanza, quindi non mi... non so quanto siamo ancora lontani. Chiunque può essere ucciso. Qualcuno ne vuole ancora? Chiunque può essere ucciso. Ma noi siamo già stati uccisi, belli miei. Questo non lo mettete in conto? Effettivamente siamo la seconda cosa che più si avvicina ai non morti in questo gioco. No, la cosa che più si avvicina ai non morti in questo gioco, perché i mutanti non ci sono in questo qui. Ups. Corre a copertura. Ci sono... non ci sono i mutanti nel 2, vero? No. Oh, mi sta venendo un dubbio, ci sono o non mi pare? Cioè, c'è una parte in cui ci sono effettivamente, quindi sì, ci sono. Ok, i mutanti sono quelli che sono gli umani negli spuntoni che vengono trasformati comunque. Grazie Zaid, eh. Io qui non so come sono ancora vivo. Non lo so. Perché mi sono visto con mezzo sputo di vita. Ma sto protocollo 5 continuate a sparare ignorando le perdite alleate, perché è più di una volta che lo continuo a sentire, ma fate solo quello. Quando devo... munizioni modificate, protocollo 7. Pure le munizioni modificate usano. Sì, ma Zed, non lo fare scoppiare a 2 metri da noi. Uomo a terra. Bellezza, guarda che se vuoi butta a terra pure te. O vuoi solo che butta a terra gli uomini? Via il mercenario, via il dolore, si suol dire, no? Questo ha ricaricato gli scudi. Protocollo 7.
Oh. Tanta gente che non mi piace. Restate a terra! Bravo Zayt, tu sì che capisci tutto della vita. Sei andato sotto copertura mentre io non ci ho pensato. Eliminiamo anche questo sole blu. Dovremmo esserci quasi, ragazzi. Aia. Sapete che fa male un razzo in piena faccia? Non è gentile da parte tua, sole blu, eh? Comunque, una cosa che a me piace molto di Mass Effect 2, per esempio, è una piccolezza che però a me fa veramente tanto piacere. Hanno tutte le voci uguali, ma i nemici ci sono sia maschi che femmine. Non cambia praticamente un bel niente, ma ci sono di entrambi i sessi. È una piccola cosa piacevole, che in molti giochi manca. Perché, per esempio, in molti giochi I combattenti di una determinata tribù, per esempio, sono sempre maschi, non ce n'è mezzo femmina. Shepard, non sparare, ci conosciamo. Ho spento le telecamere di sicurezza non appena ho visto che eri tu. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma sono felice che sia tu a guidare l'attacco. Mi dispiace, Ranat Noctis. Mi hai lasciato andare quando hai distrutto il laboratorio di Siren su Via Maier. Sono fuggita da un'esplosione atomica su una navetta di servizio, ma è pur sempre una seconda chance. Immagino che tu abbia un buon motivo per trovarti in questo laboratorio. Non preoccuparti, non sto sprecando l'occasione che mi avevi concesso. Il mio lavoro qui è strettamente vantaggioso. Non per i mercenari. Jeddore è inebriata del potere, ma O'Kir sta cercando di fare qualcosa di buono, credimi. Anche se i suoi metodi sono un po' estremi. Tutti meritano una seconda chance, giusto? E a volte concederla dà buoni risultati. Io sto saldando il mio debito. Cosa sta cercando di fare, O'Kir? È complicato da spiegare. Jeddore, il capo dei mercenari, gli ha ordinato di costruirle un esercito privato. Non so se lei saprà cosa farsene o meno. O'Kir tende a ignorarla il più possibile. Io ho creato una prassi educativa per gli esemplari cresciuti nelle vasche, ma la maggior parte di loro non ne supera nemmeno una frazione. E lui li scarica. Qualunque cosa stia cercando, di sicuro non è una cura e nemmeno una grande quantità di soldati. Trovarti in un luogo simile mi fa pensare che averti lasciata andare sia stato uno sbaglio. E tu non vuoi questo. Siamo d'accordo. Non preoccuparti. Intendo restare quanto più possibile alla larga da tutto ciò che ti riguarda. Ora, se non ti dispiace, me la darò subito a gambe prima che ti faccia saltare in aria questo posto. So come lavori. Un giorno ti pentirai di averla lasciata andare. Che fa saltare a tutto il posto, so come lavori. Che personcina simpatica. Allora, e se io qui non volessi far saltare in aria nulla? Sa come lavora per una missione che ho fatto in cui c'era lei. Eccoti qui. Ho osservato attentamente i tuoi progressi. Scusami, ma ti ignoro un attimino, Kir. Allora. La batteria non l'abbiamo ancora vista. Questo è il segno strano che dovrebbe stare qui. Qui c'è la Ubson, che è questo qui. La batteria è questa qui. No! Porca la miseria, ho sbagliato. Ho fatto un piccolo errore con il mouse e mi sono giocato il tutto. Ubson, terra, batteria, strano. Ubson. Cerchio. Terra, batteria. Terra. Sì, non sono molto pratico nei... Vitalità Krogan. Non sono molto pratico con il mouse, ragazzi, lo so. Ciao, O'Kir. Ormai è ora. Le batterie di queste vasche non aspetteranno i tuoi comodi con quei mercenari idioti. Immagino che tu sia O'Kir, vero? Non mi sembri prigioniero, né particolarmente grato del mio arrivo. Sostieni di essere qui per aiutare, ma il defunto Shepard non era un segno di delicato cambiamento. Sorpreso?
Tutti i Krogan dovrebbero conoscerti. Sono certo che Rana ha già rivisitato le tue azioni su Wiermeier. Sicuramente sarai ansioso di raccontare di nuovo la storia. E che storia? Saren, traditore degli spettri, minaccia di ripristinare l'Orda Krogan curando la genofagia, annullando il dolce genocidio progettato dai Turian e dai Salarian. Ma prima che Saren possa liberare le sue sconfinate truppe, ecco che arriva Shepard, che ci assicura la vittoria grazie al fuoco nucleare. Mi piace quella parte, ha spessore. Non c'era molto posto per la delicatezza. Se ci fosse stata un'altra soluzione, l'avrei presa in considerazione. Ma io approvo. Le pallide orde di Saren non erano veri Krogan. I numeri da soli non contano. L'errore di uno straniero, lo stesso commesso dai mercenari. E quelli sono i veri Krogan. E scarti per il suo esercito. Ma sta diventando impaziente. È tempo che tu mi porti fuori di qui. Sì, non ci interessa. Siamo qui per i collettori. Capisco. Sì, gli attacchi dei collettori si sono intensificati. Un problema degli umani. Le mie richieste erano focalizzate altrove. Ho acquisito la conoscenza necessaria a creare un soldato puro. Con essa infliggerò alla genofagia il peggiore insulto che si possa rivolgere a un nemico. Venire ignorato. La tua ricerca del soldato perfetto ha creato numerosi fallimenti. Di loro non ti curi? Nessun fallimento. I miei scarti sono esattamente ciò che voleva Jedor. Semplicemente le manca la capacità di comandarli. Sono forti, sani e assolutamente inutili per me. Io cerco la perfezione. Se dovrò scartarne qualche migliaio, così sia. Il mio lavoro purificherà i Krogan. Non saremo ripristinati, saremo rinnovati. Credevo che l'ideale dei Krogan fosse un ritorno ai numeri che avevano minacciato la galassia. Non avremo bisogno di grandi numeri. Il mio soldato è un archetipo. È una minaccia superiore a tutti i fratelli falliti che sarebbero stati al suo fianco. La galassia porta ancora le cicatrici causate dall'Orda, ma impareranno a temere la lancia. Cos'hai ottenuto dai collettori? Mi serve tutto quello che sai su di loro. Sono una specie strana, solitaria, eppure sono molto disponibili quando il tuo sacrificio è grosso abbastanza. Mm. Ho fornito molti Krogan. Potrei avere delle informazioni per te, ma la tecnologia è stata consumata per creare il mio prototipo. Dopo aver capito come usarla senza uccidere le cavie. Le loro morti sono state incresciose, ma mi basta un singolo successo per dare inizio al processo. Quindi non vuoi curare la genofagia? Contrariamente a quanto sostengono i sopravvissuti, la genofagia non produce Krogan più forti. L'unica qualità che filtra è la capacità di sopravvivere alla genofagia. Per ogni 1000 infanti nati morti, sopravvivono troppi deboli. Ogni sopravvissuto viene considerato prezioso. E questo ha prodotto più rammolliti del vostro trattamento umano. Io dico di tenerci la genofagia. Lasciamo pure che muoiano 1000 neonati. Noi la sconfiggeremo arrampicandoci sopra i nostri morti. È questa la natura dei Krogan. I tuoi metodi sono estremi, ma sai come sventare una minaccia. Ci aiuterai? Forse possiamo accordarci per un trasporto sicuro. Ma il mio prototipo non è negoziabile. È la chiave per la mia eredità. Va bene. Attenzione, ho rilevato il rilascio dei Krogan. Opera di Okir, naturalmente. Di chi altro? Voglio che sia fatta tabula rasa sul suo progetto. Elimineremo questi comandi e ripartiremo dai dati di Okir. Svuotate le vasche! È davvero così smidollata? Ucciderà la mia eredità girando una dannata valvola. Shepard, cerchi informazioni sui collettori? Fermala, proverà ad accedere alle sostanze contaminanti nel deposito. Potresti ricominciare da capo, come intende fare lei. Qual è il problema? Questa vasca è pura. Ha richiesto tanti esperimenti. Quanti dati. Iniziare da capo non la duplicherà. Deve sopravvivere. Jedor sarà alle vasche scartate. Uccidila. Io resterò qui a fare ciò che deve essere fatto. Va bene, andiamo a uccidere Jedor allora.
Apriamo questa porta. 8 punti da eroe. Quanti da rinnegato? 0? Strano. Solo perché non l'ho mandato a quel paese dicendo che è un pazzo fanatico. Grazie porte. Ora possiamo chiuderle il becco. Allora, Jedor, dove sei? Lì? Allora, visto che sei lì, bella mia. Eliminata Jedor. Eliminiamo anche il mech. Rilevamento danni. Tanto non è un problema. Cosa sta combinando quel vecchio nella... Shepard, gli allarmi del laboratorio segnalano un guasto dei sistemi. I sistemi rimasti non sono protetti, così ho ottenuto un accesso limitato. Secondo gli scanner del laboratorio, la stanza è piena di tossine e i parametri vitali di O'Kear stanno scendendo rapidamente. Bello, vi consiglio di sbrigare. Contaminazione rilevata. Ventilazione di emergenza in corso. Contaminazione rilevata. Ventilazione di emergenza in corso. È crepato. Ma è tutto nel mio prototipo. La mia eredità è pura. Questo soldato unico, perfetto. Cioè si è sacrificato per... Mi hai dato tempo, Shepard. Ha ucciso migliaia dei suoi simili, ma si è sacrificato per salvare questo. Sì. Fatti sotto. Vediamo cosa sa fare un Krogan puro. Un Krogan puro potrebbe picchiare forte. Ci farebbe comodo un altro peso massimo. Come vuoi. Fa ciò che devi e andiamocene. Normandy, nessuna traccia di O'Kear, ma abbiamo un pacco da farvi ritirare. Ed è bello grosso. Molto grosso, è un Krogan. Avanzamento di livello, riepilogo, vitalità Krogan. Ok. Quando i membri della squadra diventano leali ottengono dei poteri individuali unici, questo si sapeva. Infatti tra poco devo andare a fare le missioni di loyale. Il Krogan per studiarlo ha senso, ma ho qualche obiezione nel risvegliarlo. Tu hai obiezioni per tutto, l'hai Miranda. Già detto diverse volte. Già è pericoloso un Krogan normale. Questo è stato creato e probabilmente educato da un pazzo. Vedo che state ammirando il nostro nuovo fermacarte. Preoccupati? Non sappiamo niente su di lui, comandante. Lo so. E non lo trovi interessante? I Krogan combattono bene a distanza ravvicinata. Forse risvegliarlo in uno spazio ristretto non sarebbe prudente. Ricevuto. Ricevuto. La stiva è un luogo sicuro finché non deciderò cosa fare di lui. Ma io ho già deciso cosa fare di lui. Allora, come prima cosa, andiamo appunto a fare quello che voglio fare. Intanto vediamo, ci sono nuovi messaggi per me. L'uomo misterioso desidera parlarle nella sala briefing, comandante. Oh, l'uomo misterioso può starsene dov'è in questo momento? Ho qualcosa di più importante da fare che stare a sentire l'uomo misterioso. Allora, alloggio dell'equipaggio, se ricordo bene. No, ho sbagliato. Non è agli alloggi dell'equipaggio. Infatti, è alla sala macchine. C'è la capsula del Krogan. Ora è da ricordarmi se è da questa parte o dall'altra. No, dall'altra, ok. Ok. Il soggetto è stabile, Shepard. L'integrazione con i sistemi di bordo è stata perfetta. Perfetto. Può vedere qualcosa lì dentro? Sa dove si trova? Improbabile. L'attuale tracciato neurale indica cognizione minima.
In assenza di perdite di energia sulla nave, i nutrimenti della vasca potranno sostentarlo per oltre un anno. Bello. Qualche idea della sua pericolosità? È un Krogan, Shepard. Se mi sta chiedendo se è attivamente ostile, non dispongo dei dati necessari per rispondere. La tecnologia di O'Kir può trasmettere dati, ma non processi razionali. Il soggetto potrebbe conoscere le sue visioni, ma non necessariamente condividerle. Cosa puoi dirmi su questo tizio? Qualcosa di insolito? Il soggetto è un esemplare eccezionale della specie Krogan, con organi primari, secondari e, dove applicabile, terziari pienamente formati. Nessun difetto di alcun genere, tranne le alterazioni genetiche della genofagia presenti in tutti i Krogan. Non posso giudicare le sue funzioni mentali. Aspetta. Aprirò la vasca e lo farò uscire. Il protocollo di Cerberus è molto chiaro riguardo alla tecnologia aliena ignota. Potrebbe essere una potente aggiunta all'equipaggio o una bomba a orologeria. Preferisco occuparmene ora. Molto bene, Shepard. Comandi attivi. L'interruttore e le conseguenze sono tuoi. E le conseguenze. Guardatelo, il Krogan. Stava pure ad affogare. Guardate quanto è piccolo un Krogan rispetto a un umano. Umano. Maschio. Già. Prima che tu muoia, mi serve un nome. Sono il comandante Shepard e non prendo le minacce alla leggera. Ti consiglio di rilassarti. Non il tuo nome, il mio. Sono addestrato, conosco le cose, ma la vasca... O'Kir non ha stabilito un legame. Le sue parole sono vuote. Signore della guerra, eredità, Grant, Grant, Grant è l'ultima parola sentita. Non ha senso. Andrà bene. Sono Grant. Se sei degno di comandare, dimostra la tua forza e prova a distruggermi. Non preferiresti O'Kir o Eredità? È più corto. Si adatta all'addestramento nel mio sangue. Le altre parolone sono concetti che non sento miei. Forse saranno più adatti a te. Non provo niente verso il clan di O'Kir o i suoi nemici. Farò ciò per cui sono stato creato. Combattere e cercare il più forte. Il suo imprinting ha fallito. Senza uno scopo che mi appartenga, uno scontro vale l'altro. Tanto vale iniziare da te. Ho un'ottima nave e un equipaggio forte. Un clan forte. Tu lo renderesti più forte. Se ti rivelerai debole e sceglierai dei nemici deboli, dovrò ucciderti. I nostri sono dei degni nemici, non dubitarne. Lo trovo... accettabile. Combatterò per te. Sono contento che tu abbia accettato. Mi tendi una mano, ma nell'altra impugni un'arma. Molto saggio, Shepard. Se troverò un clan, se troverò ciò che voglio, sarò onorato di farli combattere contro di te. E abbiamo liberato il Krogan, Grant. Shepard. Approfondisci. Potenziamenti. L'imprinting della tua vasca può aiutarci a sfruttare in qualche modo le risorse acquisite? Forse potrei mettere insieme qualcosa. Non so quanto potrei essere utile. Allora, dovrebbe essere un prototipo che sono aumentati, presumo, no? Fucile a pompa Krogan. Penso che sia questo, sì. Dunque dovrei tenere qui quella robaccia. Non lasciarla fare la polvere. Io ci vivo qui. Cosa ne pensi dell'equipaggio? Sono un buon gruppo, basta che non mi stiano tra i piedi. Altrimenti saranno un gruppo morto. Se vuoi affrontare i collettori, addestrali bene. Alcuni di questi alieni sono troppo soffici. Cosa ne pensi dell'equipaggio? No, ho sbagliato. Sono un buon gruppo, basta che non mi stiano tra i piedi. Altrimenti saranno un gruppo morto.
Se vuoi affrontare i collettori, addestrali bene. Alcuni di questi alieni sono troppo soffici. O'Kir ti ha fornito informazioni sui collettori? Vedo navi indistinte, congetture sulla loro forza. Nessun riferimento a punti deboli. O'Kir ha dedicato la sua attenzione ai vecchi rancori. Ovvero? Qualunque cosa avesse, l'ha consumata per crearmi. Missione. Cosa ne pensi di questa missione? Io combatto, non importa perché. Ah sì, che ti importa? Vuoi nemici potenti? Volevo solo controllare che fossi a tuo agio. Gli umani parlano troppo, come nella vasca. Ah, proprio così, la prima cosa che fai è cacciarci. Per il momento è tutto. Shepard. Grunt. Andiamo a parlare con gli altri membri dell'equipaggio, per esempio Jack, che sta qui sotto. Ok, Jack. Allora, a me sto Krogan piace tantissimo e probabilmente sarà il terzo elemento della squadra. Ehi. Parlami di te, Jack. Che stai facendo? Sto esaminando la tua nave. Non mi dispiacerebbe metterla davvero alla prova quando non ci sarai. Dubito che Joker lo apprezzerebbe, almeno non finché lavoreremo. Rilassati. Queste bravate non sono divertenti come una volta. Se volessi, comunque l'avrei già fatto. Come se ce la potessi fare? Sul serio? Ho fatto di tutto. Ho lavorato in una banda, ne ho eliminate molte, mi sono unita a un culto. Avevo già l'acconciatura giusta. Ho imparato a sopravvivere e a non farmi schiacciare. Non riesco proprio a immaginarti in un culto. Di solito bisogna rispettare molte regole. Cercavo delle risposte. Volevo droga, sesso e un posto migliore in cui vivere. Un posto migliore. Come no? Era solo una questione di soldi. Volevano prendere una colonia e spremerla per finanziare le loro stronzate. E indovina chi era il loro asso nella manica? Tu. Erano come tutti gli altri. Non gli fregava di niente di nessuno. E cosa hai fatto quando l'hai scoperto? Secondo te? Lo hai distrutto. Devi aver incontrato qualche brava persona. Tutti vogliono qualcosa. E quindi tutto è permesso. Omicidi, aggressioni, rapimenti, furti, incendi, spaccio. Ho fatto tutto. E queste sono le cose noiose. Pirateria, furto di veicoli militari, distruzione di una stazione spaziale e vandalismo. Quello sì che era divertente. L'esercito è un bersaglio ostico. Ti sei fatto molti amici, immagino. Non avrebbero dovuto lasciarlo incustodito. Poi le parate sono una noia. È stato solo un bene. Ti sei anche data alla pirateria. Ce l'ha anche proposto. C'entra con la storia dei rapimenti. Certo, solo se dirotti una nave di linea senza ammazzare tutti i passeggeri. È un'ottima soluzione. Più semplice che uccidere tutti. Una stazione spaziale. Adesso non esagerare. Guarda che non è stato facile. Non agisco solo d'impulso. A volte bisogna lavorare sodo per dare una lezione a certa gente. Per un po' sono stata con certe persone, una colonia di fuorilegge. Lì mi sentivo a casa. Poi siamo diventati un bersaglio. I Turian credono di sapere tutto sulla tattica della terra bruciata. Poveri illusi. Mi sorprende che tu abbia incluso il vandalismo in quell'elenco. È il termine che usano gli Anar quando fai schiantare quella stazione che ho citato contro una delle loro lune, formando un nuovo cratere. Quella luna gli piaceva poi. Ti chiedi mai se avresti potuto agire diversamente? No. Non dovresti farlo? Dovrei essere morta da un pezzo. Invece eccomi qui. Sai perché? Istinto. Finora ha sempre funzionato, quindi perché cambiare? Ehi, Shepard, nessuno mi aveva mai chiesto queste cose. Per me è strano parlarne. Quindi fottiti, e grazie per l'interessamento. Che personcina tenera. Ok. Andiamo ora. No. Andiamo per di qua. E andiamo a parlare con gli altri membri dell'equipaggio. Miranda, Garrus e Kasumi. Allora, Kasumi, che non ha mai molto da dire. Ah, eccoti. Una delle ragazze alla navigazione crede di essere incinta. La vita fa il suo corso perfino a bordo di una nave di Cerberus. Però sempre la solita pettegola. Devo dire che quel Jacob è un tipo interessante. Chissà se gli piacciono le giapponesi con il vizio del furto. Non me lo chiedo. Joker e Ida sono come una vecchia coppia sposata. Manca solo che si mettano a litigare per la temperatura della cabina. Torna più tardi.
Di sicuro avrò altre cose. Pensavo che mi avessi detto qualcosa su Krogan. Vabbè, andiamo a parlare con Miranda, Lawson e l'altro simpaticone. Garrus. Comandante, Arcangel. Cosa posso fare per te? Hai un minuto, Miranda. C'è molto da fare, Shepard. Magari va bene, tu non mi vuoi parlare. Probabilmente effettivamente nemmeno Garrus ne parlerà. Perché anche lui è abbastanza impegnato a calibrare le armi, come al solito. Ok. Shepard, ti serve qualcosa? Solo due minuti. Può aspettare, sono nel bel mezzo di alcune calibrature. Tu stai facendo aspettare il tuo capitano? Se hai bisogno di me. Ma io non lo so, questi equipaggi che non sono più gli equipaggi di una volta. Bah, dove sto andando io? Sto andando come se fosse la prima Normandy. Salire le scale che non esistono più. Jacob e Miranda qui ci sono e non è tutto, c'è anche Joker. Andiamo subito da Joker, che è quello che più mi sta simpatico, dai. Certo che povero Kier, allora, se sapesse che il suo imprinting è fallito. Come pensi di trascorrere la tua prossima licenza? Credi davvero che vedremo un'altra licenza? No, non certo. Credo. Certo, Shepard sta riunendo la squadra migliore che la galassia abbia mai visto. Gliela faremo vedere noi. Sono certo che tu abbia ragione, Matthews. Da piccolo salvavi i gatti randagi. Avevamo proprio bisogno di un Krogan colossale, comandante. Grazie. Qui va tutto bene, presumo. Zitti. Joker? So quando lei ascolta. Sono sempre in ascolto, signor Moreau. Lo so. Per ora è tutto. Ci vediamo, comandante. Allora, andiamo a parlare, anche se non credo che avremo da fare molte chiacchiere, con... chi manca? Jacob e Mordin. Shepard, come hai posso aiutare? Hai un minuto per me? Non adesso, collaudo nuova arma biologica in corso. Non su di noi, ovvio. Inutile specificare spiccato nervosismo di Joker. C'è altro? Wow! Ti lascio lavorare. Sono qui in caso di bisogno. Giusto, sta sperimentando armi biologiche qui. Mamma mia. Comandante, posso aiutarti? Mi interessa più parlare un po' con te. Di già. Non sono abituato ad affrettare simili discorsi, va bene. Shepard. Parliamone, parleremo più tardi. Comandante. Allora, visto che qui, poveretto, povero piccolo Shepard, nessuno vuole parlare con lui, e visto che la prossima missione sarà importante per l'uomo misterioso, desidera appunto parlarle nella sala briefing, comandante. E la prossima puntata andremo a vedere cosa vuole l'uomo misterioso, perché non me lo ricordo neanch'io. E quindi continuate a seguirmi, ragazzi, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace. Se il sacrificio di Okir per un Krogan che non è riuscito nemmeno a imprimergli quello che voleva è stato vano e lo pensate anche voi, mettete un mi piace e guardate il mio canale e iscrivetevi adesso, perché sono sicuro che ci sono tantissime serie interessanti che possono interessare anche a voi. E qui da Kister, ragazzi, è tutto. Alla prossima, ciao ciao.